isola, ci spostiamo a Messina, una città ricca di storia. Andiamo a vedere insieme. Secondo un'antica tradizione, ecco soltanto questa perché non abbiamo documenti ufficiali, nel viaggio che ha portato Paolo dalla sosta del naufragio nell'isola di Malta, poi alla sosta descritta anche negli Atti degli Apostoli a Siracusa, per raggiungere poi Reggio e Pozzuoli e Roma, San Paolo abbia fatto una sosta nelle nostre coste. Le coste della zona ionica, in una località più o meno vicina a Messina, zona di Brica, dove ha predicato al popolo presente, salendo su una pietra che ancora la tradizione la tiene ancorata in quel luogo, alla piccola chiesetta a lui dedicata, dove è sorta poi la parrocchia, sempre dedicata a San Paolo, e da lì, probabilmente a Messina, abbia in qualche modo continuato l'annuncio e consacrato il primo vescovo della comunità nascente. E questo è un bel riferimento, il vescovo è Bacchilo, consacrato santo, e da questo naturalmente ne è scaturito una crescita interiore di quel popolo che si converte all'annuncio del Vangelo, del Cristo che è venuto in mezzo a noi a salvarci, morto e risorto per darci la vita e per formare la comunità cristiana dei figli. Ne consegue anche il legame con la città e la chiesa particolare di Messina, la prima comunità cristiana, con la Vergine Maria. Perché? Perché probabilmente proprio Bacchilo ha mandato a Gerusalemme, avendo appreso della ancora presenza viva della Santa Madre di Dio e quindi di Gesù, una rappresentanza degli ambasciatori che, raggiungendo Gerusalemme, hanno incontrato la Vergine, portando anche la testimonianza della conversione della comunità radunata a Messina che ha accolto il Vangelo del suo figlio dalla predicazione, e la Vergine, in segno anche di gratitudine alla comunità che era rimasta a Messina, avrebbe scritto una lettera, uno scritto nel quale a conclusione garantisce la sua materna e la sua continua protezione. Benediciamo voi e la vostra stessa città, della quale sarò perpetua protettrice. Lettera che Maria avvolge con alcuni suoi capelli, una ciocca di capelli, conservati scrupolosamente in cattedrale come reliquia, sempre per tradizione, che in un astuccio poi viene posto sulla varetta argentea e portata in processione ogni anno il 3 giugno nella ricorrenza della solennità patronale della Beata Vergine Maria della Lettera. Dal ritorno all'incirca nel 42, l'8 settembre, degli ambasciatori, a Messina sorge e si alimenta sempre il culto alla Vergine Maria, fondato sulla testimonianza di questa tradizione, ma anche sulla certezza della materna protezione di Maria che il popolo messinese riscontra nelle vicende storiche della propria vita, dove tocca con mano. Una vicenda, ad esempio, quella della guerra del Vespro, dove si racconta anche la tradizione che sia apparsa la Dama Bianca che col suo manto ha protetto le mura della città dall'assalto del nemico. Thank you.
ci troviamo nella cattedrale che affonda le sue radici a fine anno 1000 con il conte Ruggero II, l'inizio della costruzione e poi il completamento e la data certa della dedicazione è 1197 con l'imperatrice Costanza. Dai Normanni agli Svevi, questo lungo periodo in cui le maestranze hanno realizzato questo bellissimo sito, purtroppo nel corso dei secoli danneggiato. L'attuale sito è stato ricostruito da Monsignor Paino subito dopo l'incendio a causa della guerra, perché la cattedrale ricostruita per il terremoto è stata bombardata e quindi l'incendio ha creato l'ultimo tocco di disastro, mantenendo alcuni particolari, ad esempio l'abside dell'altare del Santissimo Sacramento che è rimasto integro anche nelle continue vicende distruttive della storia, e questo è bello, un luogo in cui si custodisce la presenza reale e viva del Signore. Lì ultimamente sono stati restaurati i mosaici originali. Il simbolo della cattedrale, a me piace sempre dirlo, distrutta e ricostruita, diventa anche un segno forte per il cristiano che non è chiamato ad abbattersi, ma che anche nelle vicende più tristi, con la grazia del Signore e con l'aiuto di Dio, è sempre chiamato a rinascere. È in riferimento alle vicende materiali e anche in riferimento alle vicende interiori. Certo, pochi minuti non bastano per raccontare la storia, l'intreccio tra la tradizione e la religiosità di una città come Messina, dove quando arriva il turista, il pellegrino, l'uomo che attraversa lo stretto, si chiede: ma questa statua della Madonna, perché? Perché proprio in quel luogo? Abbiamo visto un po' insieme alcune motivazioni, ma c'è molto di più. È una città ricca di storia e insomma è una città che merita di essere visitata. Ma ora ci spostiamo.